Cari amici, ben ritrovati per condividere in famiglia il pane della domenica. Letetur cor querentium Dominum. Querite Dominum et confirmamini. Querite face meius semper. Apriamo il nostro cuore e la nostra mente all'intelligenza delle Scritture. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato. Cari amici, ben ritrovati per condividere in famiglia il pane della domenica. Questa parabola si trova solo nel Vangelo di Luca, insieme alla parabola precedente. Costituisce un piccolo compendio sulla preghiera, una storia, due personaggi, un fariseo e un pubblicano, due uomini che salgono al tempio a pregare. La preghiera ufficiale si svolgeva due volte al giorno, alle 9 e alle 15, due modi diversi di stare davanti a Dio, agli altri e a se stessi. L'Evangelista Luca ci mostra che lo stile con il quale stiamo davanti a Dio dipende da quale idea di Lui, di noi, degli altri, noi abbiamo nel cuore. Insomma, dimmi come preghi e ti dirò in che Dio credi. Amico ascoltatore, il Dio che preghi è quello che ha svelato Gesù di Nazareth, oppure un miscuglio di superstizioni e consuetudini che ti sei costruito? Bisogna pensare molto a questo. Io sono convinto, e con delle ragioni, che molte persone abbiano una pessima esperienza di preghiera. Perché? Perché si rivolgono a un Dio frutto delle loro proiezioni, ma che non ha proprio nulla a che vedere con il Dio di Gesù di Nazareth. Teniamolo presente questo. Il fariseo si ritiene giusto perché, a differenza degli altri, rispetta in modo scrupoloso i 10 comandamenti. Per questo erano molto separati a motivo dal resto della gente, che neppure toccavano per non contaminarsi,
fariseo infatti significa separato. Insomma, erano i santini dell'epoca. Il fariseo è il modello della religiosità del tempo. Io rifletto spesso sul fatto che proprio i pii, i religiosi del tempo, in nome di Dio, abbiano poi ucciso il figlio di Dio. Il fariseo fa una lunga preghiera, notate in piedi. Per l'Evangelista Luca, questo stare in piedi è un segno di superbia, anche se era normale per un ebreo pregare in piedi. E poi, in silenzio, pregava tra sé. In greco è tradotto, egli pregava se stesso. Fa una preghiera di ringraziamento. La sua però è autoreferenziale. Cosa vuol dire? Non attende nulla da Dio. Si è costruito una sua giustizia con il solo obiettivo di sentirsi a posto e non dovere dipendere da nessuno, nemmeno da Dio. Ha già i suoi meriti veri e gli bastano. Nella prima parte elenca ciò che lui non fa, nella seconda ciò che lui fa, e fa di più di quello che gli è chiesto. Insomma, la sua vita e la sua preghiera sono davvero irreprensibili. Il fariseo è davvero un ottimo religioso. Come quando sentiamo qualcuno che va a confessarsi e dice al confessore: io di peccati non ne ho. Sale al tempio anche un pubblicano. Erano amici dei romani, collaborazionisti, e per questo odiati, ma in modo forte odiati dagli ebrei. Imbrogliavano Dio, imbrogliavano i poveri. Questo pubblicano, come agli altri pubblicani, faceva uno dei lavori maledetti e proibiti agli ebrei, quello di riscuotere le tasse, tra altri lavori, si intende. Il pubblicano se ne sta a distanza. Il posto che compete a chi è lontano da Dio e la sua preghiera è molto breve. Anche lui dice la verità. È un povero peccatore, sa che da solo non può farcela, ha bisogno del perdono di Dio. Il pubblicano, infatti, non aveva nulla da offrire a Dio per meritare il perdono. Neanche la sua conversione, poiché questa poteva suscitare il perdono di Dio solo dopo una lunga preparazione, e poi avrebbe dovuto abbandonare il suo lavoro e restituire al 120% tutto ciò che aveva rubato. Insomma, era un caso disperato. Entrambi hanno un atteggiamento vero, ma Gesù dice che solo uno se ne va giustificato. E perché? La risposta di Gesù doveva apparire scandalosa. Il pubblicano è gradito a Dio senza dover fare penitenza. Lo stesso Dio rifiuta la salvezza al fariseo che si sforzava
di arrivarci con penitenze e una scrupolosa osservanza della legge. Perché il fariseo inizia molto bene la preghiera, ma poi fa un confronto con gli altri. La preghiera vera ci fa ritrovare senza farsi apparenze di fronte a Dio. Il pubblicano invece si riconosce così com'è, si riconosce peccatore. La sua situazione, la sua realtà non si inganna. Bisogna riconoscersi poveri davanti a Dio per ricevere la ricchezza che è Dio stesso. Il pubblicano, a differenza del fariseo, sa di essere ammalato e di avere bisogno del medico, che è Dio. Il fariseo si nasconde dietro ciò che fa, vede solo, diciamo, una parte di sé, rifiuta il suo lato scuro e non riesce ad ammettere che anche lui è un peccatore come il pubblicano. In fondo, quello che lui giudica nell'altro è proprio quello che non sopporta di se stesso. Il fariseo adempie le leggi religiose, è onesto, ma se avete notato è infelice. Io digiuno, io pago le decime, io non sono. Cioè il fariseo non cessa di ripetere io, io, io. Ha dimenticato la parola più importante. Ha dimenticato la parola tu. Infatti il pubblicano inizia la preghiera dicendo tu abbi pietà. Amico ascoltatore, la preghiera non deve essere pia. Intendiamoci, non deve essere pia, deve essere vera la preghiera. Pregare è aprire le stanze della tua vita e lasciare che Dio illumini tutto ciò che è oscuro, che non ti piace di te stesso e che non vorresti affrontare. Lo so, fa male vedersi per quello che si è poi realmente, ma tranquillo, Dio non teme nulla. Fallo entrare. Ma dove devi farlo entrare? Farlo entrare dove provi vergogna. E qui il punto. Perché lui ama ogni cosa. L'atteggiamento del fariseo ci interroga. Ci interroga. Può esserci una vita religiosa senza fede? Ripeto la domanda. Può esserci una vita religiosa senza fede? Sì. Possiamo essere religiosamente impeccabili, eppure lontani da Dio. Possiamo andare a messa tutte le domeniche e impedire a Dio di entrare nella nostra vita. È possibile realizzare un cristianesimo senza Cristo, pieno di uomini irreprensibili, formalmente ligi alle regole, eppure lontani da Dio.
amici guaisi delle nostre comunità, fossero un insieme di persone che si ritengono giuste. Se mettiamo al centro noi stessi, nessuna relazione funziona. Amico ascoltatore, sai qual è il tranello nel quale cade il fariseo? Credere che questa domanda riguardi gli altri e non lui. Io non sono come quello. Non ti è mai capitato di entrare in chiesa, vedere qualcuno seduto e pensare: eccolo, viene in chiesa, ma poi fuori si comporta male. Dov'è la coerenza? Il pubblicano torna a casa giustificato, non perché è umile, non ha compiuto atti di umiltà, ma perché si apre a chi è più grande del suo peccato, proprio perché si riconosce, diciamo, disgraziato, che può ricevere la grazia proprio perché le sue mani sono vuote, che Dio però le può riempire. Bisogna riconoscersi disgraziati per chiedere di essere graziati. Il pubblicano è salvato perché è perduto, perché la misericordia è attratta dalla miseria. Il peccato è l'unica via attraverso la quale sperimentiamo Dio come misericordia. A proposito, Santa Teresa di Lisieux diceva: è una gioia sentirsi deboli e miserabili, perché più lo riconosciamo umilmente, attendendo tutto gratuitamente dal buon Dio, senza alcun nostro merito, egli più si abbassa per colmarci dei suoi doni. Bellissimo. Allora, la pedagogia del Vangelo, vedete, è sconcertante. Dio si rivela ai deboli, non ai forti, ai peccatori, ai pubblicani e alle prostitute, non ai poveri. Siamo noi, questi due personaggi. Noi siamo contemporaneamente farisei e pubblicani. Nessuno di noi è solo giusto o solo peccatore. La cosa peggiore sarebbe comportarsi come il pubblicano nella vita e come il fariseo nel tempio. Cerchiamo almeno di essere farisei nella vita e pubblicani nel tempio. Come fariseo cerchiamo di essere nella vita onesti e giusti. Come pubblicano imploriamo, quando siamo in chiesa, per noi e per tutti, la sua misericordia. Questo dobbiamo imparare. E allora, la bella notizia di questa domenica potrebbe essere questa. È questa. La nostra miseria, se accettata, può diventare lo spazio dove Dio può ancora creare una storia d'amore.
cari amici, buona domenica e a ritrovarci domenica prossima, sempre per mangiare insieme il pane della domenica. Ciao, ciao.